Everybody having a ball. Amici di Sardegna 1, bentornati a Con gli occhi di Fido. Oggi mi vedete sola perché Stefano è andato per noi a Quarto, nella scuola Grazia Deledda, per svolgere un'attività educativa con i ragazzi della prima C insieme ai cani. Vediamo. Mi chiamo Dennis, è uno spagnolo bretone. Mi chiamo Alice, è un Jack Russell, è un metizio. Mi chiamo Alessia, è un pincher di nome Charlie. Mi chiamo Sara e non ho cani. Mi chiamo Giulia e ho 3 Springer Spaniel. E mi chiamo Enrica e ho un metizio che si chiama Perla. Mi chiamo Sofia e ho un metizio di nome Bijou. Sono Alessandro, è un metizio che si chiama Stella. Mi chiamo Giulia e ho 2 cani e 2 metici di nome Steven Mayer. Mi chiamo Noemi e ho un cocker che si chiama Lily. Mi chiamo Yusuf e non ho cani. Mi chiamo Valeria e ho 2 alani. Mi chiamo Francesca e ho un pastore italiano di nome Tito. Adesso Alice, Sara e Alessia ci faranno vedere come si accarezza il cane in modo corretto. Carezzalo piano piano, ecco, è meglio se ti metti in piedi, anche se lui sta guardando dall'altra parte, ok, quasi bene, l'unica cosa, ecco, fatti annusare, bravissima, ok, indifferente, fammi vedere come ti avvicini tu, sempre il palmo della mano che lui ti annusa, benissimo, attenzione a non inchinarvi davanti a un cane adulto, sempre in questo modo, però l'ideale è perché lui venga verso di voi sotto, non mettete mai la mano in testa. Adesso c'è la parte in cui dobbiamo dare il cibo, è una cosa complicata, sta guardando la padrona, vediamo se si fa. Chiamalo Adam e lui prende il boccone. Adam, eccolo qua, ha preso il bocconcino. Se io chiudo la mano, vedete? Il cane, se io chiudo la mano, cerca di rubarla, ok? Invece se io no, apro la mano, il cane si siede e la prende. Deve essere non deve essere annodata tra il polso e il guinzaglio, ma devi tenerlo al centro del guinzaglio, così, in modo che il cane quando spinge lo molli e puoi andare a riprenderlo. Tu ti chiami? Sofia. Allora, si girano i polsi, polso girato, ok, se non ti fai male, una mano, no, allora, come abbiamo visto, una mano alla fine, una mano a metà, ok? Lo tengo io, va bene? Adesso tieni il bocconcino, va bene? Chiamalo, ok, vedi? Spostati all'indietro mentre lo chiami, andiamo Adam, ok, così riesci a camminare, andiamo? Bravissimo, andiamo, Lily, andiamo, ecco, vedete, con il guinzaglio tenuto bene il cane si fa portare. Took my baby way too soon.
What have you done? Cajun moon, Cajun moon, where does your power lie? As you move. In questi giorni abbiamo visto come si può accarezzare un cane, come si può dare da mangiare e ci hanno spiegato quando devi dare da mangiare un cane ti devi abbassare e non tenere la mano chiusa, se no ti salterebbe addosso. Poi e abbiamo fatto uno ship dove nei film i cani fanno finta di mordere e in effetti non mordono. Alice, invece a te che cosa è piaciuto di questa? È piaciuto molto il boxer, che io da piccola lo avevo, quindi mi piace molto quella razza. Poi con voi abbiamo imparato un sacco di cose, come accarezzare, cosa fare quando li troviamo cani randagi che ci attaccano in qualche modo. E se oggi tu dovessi dare un consiglio a una persona che ha paura, gli consiglieresti di scappare davanti a un cane? No, consiglierei di restare fermo e di non muoversi, perché il linguaggio corporeo è un po' molto importante. Allora, questo cuccioletto ora, i ragazzi lo stanno vedendo ora che ha circa 3 mesi e lo rivedranno poi magari tra qualche mese quando sarà cresciuto. Così vedono anche come cresce un cane molto velocemente. Provano a dare il cibo alla cuccioletta, chiaramente l'approccio è completamente diverso. Vedete, i ragazzi si chinano per dare la possibilità al cucciolo, è un cucciolo, quindi si riduce la sagoma, ci si mette alla sua altezza, la mano sempre verso il basso e si accarezza il cuccioletto. Way too soon. What have you done, Cajun moon? It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. Allora, siamo con il professor Cossu, che è l'insegnante di sostegno che segue Gianluca, che comunque collabora con gli altri insegnanti per il percorso didattico dei ragazzi. Sì, è stata sicuramente un'esperienza molto molto interessante. Comunque una grande novità anche per la scuola, perché un progetto del genere non è mai stato affrontato. E i ragazzi hanno risposto sicuramente in maniera molto, molto positiva, con grande entusiasmo, e questo ci ha fatto sicuramente molto piacere. Abbiamo notato soprattutto alcuni ragazzini che mai avevano avuto l'occasione, chi per paura, chi insomma per altre situazioni, di poter avvicinare un cane, poterlo toccare direttamente, che sono riusciti a vincere queste resistenze e addirittura hanno dato addirittura anche da mangiare al cane. Quindi è stato un passo avanti notevolissimo da parte di alcuni di loro. E sicuramente una nota positiva è stato il fatto che nei riguardi di Gianluca c'è stato un'attenzione molto particolare. Abbiamo notato il tipo di relazione che i cani, insomma, che si sono succeduti nella diversa fase del progetto,
hanno instaurato un particolare rapporto appunto con Gianluca, al punto che lui, anche in pochissimi incontri, adesso quando gli si parla dei cani ha subito una reazione immediata e addirittura lo cerca, insomma si vede che ha avuto un impatto decisamente positivo anche nei suoi confronti. Questo è stato sicuramente uno dei risvolti più positivi del progetto. Ci auguriamo, insomma, che prossimamente possiamo avere ulteriori occasioni di poterlo portare avanti, proprio perché abbiamo notato che c'è stato un riscontro molto molto positivo in generale su tutta la classe. Uno, due, tre. Auguri!